italiani conoscono la sostenibilità. La declinano in molti modi, talvolta diversi, ma sono consapevoli del valore dei gesti quotidiani e degli impatti delle scelte di consumo e degli stili di vita. A tracciare il quadro del rapporto degli italiani con questo tema è un'indagine Nomisma, realizzata per il Bologna Award 2017. L'indagine che ha fatto Nomisma mostra come il concetto di sostenibilità sia un concetto che ormai è sdoganato, che rientra nella terminologia di possesso degli italiani. Per quanto riguarda la sostenibilità, sicuramente la tutela dell'ambiente è il valore che maggiormente esprime questo concetto, a cui si affianca per gli italiani anche l'importanza relativa alla salute nel consumo quotidiano. Quello che emerge anche in maniera molto forte è il ruolo attivo che il consumatore può avere nella quotidianità. È un consumatore che crede che il proprio acquisto anche in ambito alimentare possa contribuire alla crescita sostenibile e con scelte di tipo consapevole. Bisogna però ancora fare molto, perché le classi, diciamo, più adulte hanno maggior consapevolezza rispetto ai millennials. A furia di dai e dai, questo termine, molto cliccato si direbbe oggi, ha assunto un peso importante, perché gli italiani vogliono una vita sostenibile al 74%. Sostenibilità vuol dire poi durare nel tempo, questa è la definizione, deriva da sustain, che è il pedale del pianoforte e quello che allunga le note. Dentro la nota c'è il tempo ma anche l'armonia. Dunque, qual è il cibo sostenibile per gli italiani? Qui le interpretazioni sono diverse. Segno che c'è ancora lavoro da fare sul fronte dell'educazione alla sostenibilità. A sostegno di questo percorso, le buone pratiche del settore agroalimentare ed anche l'innovazione tecnologica, che consente, tra le altre cose, soluzioni contro lo spreco. In questo caso noi stiamo parlando di selezionatrici e calibratrici di frutta e verdura, cioè a dire la capacità, attraverso una tecnologia estremamente complessa, di individuare tutte le caratteristiche della frutta e verdura, dimensione, peso, colore, assenza o presenza di difetti interni, esterni, così che siamo in grado di fornire a tutti i clienti, sia la grande distribuzione che il cliente finale, esattamente il prodotto che vuole. La capacità di selezionare correttamente e di poter destinare ai clienti esattamente ciò che il cliente vuole riduce inevitabilmente lo scarto.